E buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a recensire il fardello di Zanagi, fucile a cecchino esotico aggiunto con l'arma nera e ottenibile tramite la quest appunto delle forge. Arma appunto ottenibile tramite la quest che potrete trovare sbloccando la scatola misteriosa grazie alle 4 chiavi delle 4 forge. Ma adesso andiamo subito a parlare dei suoi utilizzi. Innanzitutto il perk esotico di quest'arma ci permette di concentrare i colpi del caricatore in un unico colpo caricato. Questo tenendo premuto quadrato, quindi il tasto di ricarica. Essendo il caricatore dell'arma da 4 colpi, potremmo concentrare appunto fino a 4 colpi. E ovviamente più proiettili verranno concentrati, più il danno sarà aumentato. Per intenderci, in PvP il danno base, quindi con un colpo solo, in testa è di 349, mentre al corpo è di 131. Unendo due colpi abbiamo un danno in testa di 786 e uno al corpo di 155, con tre colpi un danno in testa di 1104 e al corpo di 185, e con quattro colpi un danno alla testa di 1964 e uno al corpo di 328. Il che ci permette quindi di shottare in body. Ma andiamo subito a vedere come questo perk si possa comportare in PvP e in PvE. Partendo dal PvE, che è sicuramente la modalità in cui l'arma può dare il suo meglio, questo perk trova una grande utilità nel danno ai boss, più o meno grandi. Come ho già detto, il danno con i proiettili è veramente di molto aumentato, soprattutto il danno di precisione. Inoltre possiamo bene o male regolarci per decidere quanto danno vogliamo arrecare. Se per esempio dovremmo uccidere un boss di basso rango, potremmo utilizzare due o tre colpi concentrati, mentre per fare danno per esempio a un boss del raid, continueremo a sparare 4 colpi uniti. Ovviamente questa regolazione non è immediata e potreste probabilmente sprecare qualche colpo, ma sta a voi comunque deciderne l'utilizzo. Proprio per questo motivo consiglio di non ricaricare dopo un'uccisione per evitare di avere sempre 4 colpi in canna, in modo tale che all'eventualità possano servirne anche 3 o 2. Per quanto riguarda invece il danno che fa effettivamente quest'arma, devo dire che è veramente molto alto. La capienza massima dei colpi è di 20, il che ci permette di sparare ben 5 colpi caricati. Facendo una prova a calle abbiamo cercato di arrecare il massimo dei danni concentrando sempre 4 colpi. In più abbiamo aggiunto anche la pozza e il vigore. Facendo ciò in un singolo giro di calli, quindi senza entrare nelle porte, siamo riusciti ad arrecare quasi 2 milioni di danno a testa, che possiamo facilmente approssimare se consideriamo che comunque eravamo intorno al 6.37. L'arma quindi per il PvE potrebbe essere un'ottima alternativa ad armi come simulatore dormiente o susurro del verme, e a suo vantaggio c'è sicuramente da dire che l'utilizzo di munizioni speciali è molto meno dispendioso. Bisogna anche far notare però che l'arma è molto meno versatile rispetto per esempio a un pompa del protocollo o a un livello di minaccia, che possono comunque essere usati anche contro boss di più piccolo rango e magari da distanze diverse. Ma adesso andiamo subito a parlare del PvP. Come ho già detto, il danno del cecchino è veramente molto alto, dato che con 4 colpi concentrati questo riesce a shottare in body e ad effettuare un danno di quasi 2000 in testa. Personalmente, per quanto riguarda il crogiolo, questo non è uno dei miei tipi di cecchini preferiti, semplicemente perché il mirino zooma veramente molto, la maneggevolezza è abbastanza bassa e il tempo di mira è veramente molto molto alto. Partendo da questo presupposto non andrò ad analizzare il ruolo che potrebbe avere come un qualsiasi altro cecchino, ma più che altro l'utilizzo che potremmo fare del perk. Questo è sicuramente utile per regalarci qualche kill, in quanto colpire al corpo è veramente molto facile. Tuttavia, se sapete usare un minimo il cecchino, vi consiglio di non usarlo per kill gratuite, dato che comunque con 4 colpi potreste potenzialmente uccidere 4 guardiani anziché uno. Consiglio invece l'utilizzo dei colpi caricati contro le super o in situazioni critiche, in quanto appunto contro super dalla vita molto molto alta, come per esempio le lame spettrali, potrebbe essere comodo per levarsi il ritorno, soprattutto in una situazione competitiva. Mentre per esempio in situazioni più ordinarie, un colpo caricato potrebbe anche essere sparato in no scope, grazie al quale abbiamo una possibilità nettamente più alta di uccidere il nemico, dato che comunque dobbiamo solamente colpirlo al corpo. In generale comunque l'arma ha un rinculo medio-alto, una velocità di ricarica media, considerando che però ha anche il perk fuori legge che ci permette di aumentarla una volta che facciamo un'uccisione precisa, un impatto medio, una gittata veramente molto alta, una cadenza di 90 colpi al minuto e un caricatore di 4 colpi. Quindi ragazzi, questo era il cecchino esotico, fardello di Zanagi. Come al solito io direi che se il video vi è stato utile lasciate like, commentate, condividetelo, di tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la bellissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione e anche del bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! E io sono Gaul, per la tua luce.